prende a pugni un paziente che poi collassa e muore. Il video scioccante che riprende il medico di un ospedale russo è diventato virale su internet. Quindi su YouTube, il video del medico russo che prende a pugni un paziente che poi collassa per l'appunto e ripeto muore. Le immagini forti delle telecamere a circuito chiuso di un ospedale di Belgorod, circa 670 km a sud di Mosca, sono state fatte circolare dalle televisioni locali che assicurano che non si tratta di uno scherzo. La vicenda risale al 29 dicembre scorso. Pare che il paziente avesse aggredito prima un'infermiera con un calcio, come scrive la BBC, e per questo il medico avrebbe risposto con tale violenza senza comunque voler uccidere. Non c'era quindi la sua intenzione. Ma su quello che è accaduto stanno ancora indagando le autorità locali. Inquirenti come riposi hanno però aperto una indagine per omicidio colposo nei confronti del medico che l'emittente Ren TV ha identificato con il nome di Ilya Zerendinov. Il paziente deceduto, secondo AF News TV, era invece il 56enne Yevgeny Bakhtin, residente a Belgorod. Grazie per l'ascolto, cari utenti, il video termina qua, un saluto e a presto.